Questo CTE SSB 350 è di Pasquale, di Gioiosa Ionica, provincia di Reggio Calabria, qui in Calabria. Allora, mi ha scritto qui delle cose, mi dice che accendendola ha sentito un botto e poi l'ha spenta subito. Ora l'alimentatore vanno in protezione, il wattimetro dell'alimentatore vanno in protezione. Oltre a sistemarlo è possibile aumentare la potenza e magari aggiungere i 120 canali, fuori frequenza e in banda laterale. Mi sono accorto anche che scalda un poco dietro vicino allo spinotto dell'antenna. Grazie di tutto e buon lavoro. Adesso accendiamo, qui ci siamo, con l'alimentazione. E infatti vai in corte con lui. Lo apriamo adesso e vediamo di che si tratta. Questo è il suo interno e anche questo ha qualcosa di estraneo qui. Una vasetta con questo componente e non so a cosa serve, quindi come faccio io adesso a entrare nella mente di colui che ha fatto questo lavoro qua? È vero che prima di farlo ci ha pensato 2 volte, avrà avuto i suoi buoni motivi, anche ha stabilito a cosa serve, ma io se non lo so, come faccio a stabilire perché l'ha messo? Adesso vedo di cercare il corto e poi cercheremo di trovare il difetto. Di più non posso fare. Diciamo che questo primo difetto l'ho trovato subito, così ho intuito, ho staccato il piedino di alimentazione del finale di bassa frequenza e adesso funziona, accende. Non c'è più corto. Quindi devo vedere di che si tratta, che finale è e se ce l'ho per sostituirlo. Telefonino fa i capricci che non si vuole chiudere la registrazione. Questo è il finale C1156 della NEC. Non ce l'ho e né riesco a reperirlo. Cioè, su internet si trova, però bisogna aspettare che arriva dall'estero e ci vogliono giorni e giorni. Quindi adesso cercherò di ricostruire un piccolo amplificatore, ce lo metto là vicino e vediamo che succede. Allora, per quanto riguarda la bassa frequenza, lo abbiamo sistemato. C'erano pure due condensatori scoppiati qua. Forse Pasquale ha invertito la polarità qualche volta, non sono sicuro. Comunque adesso ho messo il modulino qui e ci siamo per quanto riguarda la bassa frequenza. Ci siamo pure con la portante, i watt sono quelli che sono, adesso cercherò di aumentarli. Quelli sono i watt con i picchi di modulazione, vediamo se posso aumentarli. L'unico problema è che è fuori frequenza. Guarda, dovrebbe essere 27.225, invece 27.221. Vediamo se posso riportarlo in frequenza. Ora incominciano i problemi. È fuori frequenza, perché a regolare la frequenza, oltre ai compensatori che ci sono sui quarzi, è un trimmer che si trova qui dove c'è la punta del cacciavite, si chiama R9. Io l'ho smontato, sarebbe questo qua, però non penso sia lui perché non arriva tensione sui terminali. Questo trimmer poi regola un varicap, cioè i varicap dei quarzi, oltre ai compensatori, però non essendoci tensione qua non funziona. Ora non so se questo lavoro che hanno fatto serve per compensare i due Zener che ci sono qui, che stabilizzano la tensione a 9 volt, sono due diode Zener. Non so se serve a questo, devo impazzire adesso con lo schema elettrico per cercare di vedere
Poi se posso eliminare questo qua e mettere il diodi giusto del suo valore, del proprio valore. E praticamente c'è da perderci molto tempo qua vicino. Allora, i diodi Zener sullo schema sono VZ061. Ho fatto ricerche, ma da impazzire, nel senso che non trovavo niente su internet. Poi ho visto degli equivalenti e sono a 6,2 volts. Neanche a farlo apposta ce l'ho nella roba mia, ce l'ho. Sono di un'altra marca, però ce l'ho a 6,2 volts. Questo regolatore che è stato messo qua in sostituzione per ottenere la tensione non andava nemmeno bene perché con l'uscita a 9 volts, invece doveva essere a 6 volts. Quindi adesso tolgo tutto questo qua, metto i diodi, metto le resistenze e vediamo che succede. Fatto. Allora ho cambiato i due Zener e ho messo le resistenze mancanti. Questa è una Zener, questa è l'altra Zener. Trimmer per la regolazione della frequenza. Prima lo regolava e adesso vi faccio vedere, vediamo se riesco a schiacciare la portante, eccola qua. Guardate, adesso sto regolando il trimmer. Guardate, in più e in meno rispetto a prima. Prima era 27 221 e non regolava. Adesso regola, quindi non resta altro che centrarlo per bene. E poi spero di aver concluso. Magari vedo un po' se posso aumentare poco poco la potenza e la modulazione. Salvo complicazione, dovremmo aver finito. Ora abbiamo finito, prima no. Quindi, oltre a quelle cose che ho elencato prima, ho dovuto cambiare questo trimmer. Poi ho cambiato queste resistenze, cioè ho messo queste resistenze, perché prima c'era solo un ponticello qui. Ponticello che mandava in corto questa bobina qua e quest'altra qui che sta vicino al prefinale. Ho cambiato questo, era da 10, l'ho messo da 7 per aumentare un po' la potenza, anche questa qui da 10 ohm, no, non da 7, da 4,7. E niente, ho cambiato qualche altro componente, ho aggiunto qualche condensatore, qualcosa ho guadagnato. Quindi rispetto a prima, che Pasquale diceva che dava solo 1,5 watt come potenza, adesso non è il massimo, perché queste radio non è che danno più di tanto, però rispetto a quello che ha detto Pasquale, adesso è migliorato parecchio. Quindi lo chiudo, faccio un po' di pulizia qui sul tavolo perché c'è il macello, il disordine mi mangia e poi lo proviamo. Allora, accendiamo. Andiamo prima la M e abbiamo, sono 5-6 watt. Hola, 10-11 modulazione. Andiamo in banda adesso in USB. Siamo quasi a 10. Andiamo all'alto. Ola, e più o meno siamo lì, qualche volta in meno. Ola, ma è la USB quella che si usa di più. Quindi vi ringrazio per aver visto questo video. È stato un po' faticoso individuare tutti i problemi, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Grazie e buona giornata.